Ciao bambini, sono sempre Monica. Spero che le nostre favole, per restare in casa e annoiarvi di meno, vi stiano aiutando. Adesso vi racconto la favolina del topo di città e il topo di campagna. Un giorno, il topo di città andò a trovare il cugino di campagna. Il cugino era di modi semplici, rozzi, ma amava molto il cugino di città e gli diede un cordiale benvenuto. Hola, cugino, come te la passi? Che piacere averti qui in campagna! Lardo, fagioli, pane, formaggio erano tutto ciò che poteva offrirgli, ma li offrì volentieri, al cugino arrivato dalla città. Il topo di città torse il lungo naso e disse: squit! Io non riesco a capire, caro cugino, come tu possa tirare innanzi con un cibo così misero. Ma certo, in campagna non ci si può aspettare di meglio. Sai che puoi fare? Vieni con me ed io ti farò vedere come si vive davvero, come si vive in città. Quando avrai trascorso una settimana in città, ti meraviglierai di aver potuto sopportare la vita di campagna. Detto fatto, i due topi si misero in cammino e arrivarono all'abitazione del topo di città. Che fatica, notte tarda. Desideri un rinfresco dopo un viaggio così lungo? Domandò con cortesia il topo di città e condusse il cugino, che arrivava dalla campagna, nella grande sala da pranzo. Qui trovarono i resti di un ricco banchetto e si misero subito a divorare dolci, marmellata e tutto quello che c'era di buono. Però ad un tratto, sembrava festa, ma ad un tratto udirono dei latrati. Cos'è questo? Chiese spaventato al cugino il topo di campagna. Sono soltanto i cani di casa, rispose l'altro. Soltanto? Che paura! Esclamò il topo di campagna. Io non amo questa musica durante i miei pasti. In quell'istante si spalancò la porta ed entrarono due enormi cani, due mastini. I due topi ebbero appena il tempo di saltar giù dal tavolo e di correre fuori. Addio, cugino, disse il topo di campagna. Ma come? Te ne vai così presto? Chiese l'altro. Sì, replicò il topo di campagna. Meglio lardo e fagioli in pace che dolci e marmellata nell'angoscia. Amici, bimbi all'ascolto, capite com'è importante apprezzare quello che abbiamo già? Dovete stare a casa in questi giorni. Apprezzate quello che potete fare in casa. Per esempio, potete mandarci un messaggio vocale, chiedete aiuto agli adulti di casa al 339-266-3825 e dirci cosa ne pensate della favolina che avete appena ascoltato. E poi fatevi ispirare dalla storia di questi due cugini, uno che abita in città e l'altro che abita in campagna. E fate un bel disegno e speditecelo a Mattino Lombardia @radiolombardia.it.